Adesso avete la possibilità di intervenire, quindi chi vuole intervenire alza la mano, si avvicina. Io sarei tentato di cedere il microfono, però poi vorrei che lo cedo, siete tutte persone responsabili, non ve ne appropriate a lungo, e tra l'altro è bizzarro, vedete, era subito per il bella. Quindi potete fare domande, fare gli interventi, c'è lo spazio per farlo, per poi ascoltare i nostri relatori per una piccola replica finale. E lo devo picchiare. Chi ha il boccione non fa senza microfono. Chi è che non vede il piano? Prego. Chi alzi? Dica chi è. Possiamo far girare il microfono? A suo rischio e pericolo, eh? Guardi fisso. Perfetto. Tanto bene. Sì, noi abbiamo un po' di qualità per quanto riguarda il panorama. E volevo fare una domanda tecnica al Presidente di Assoluta. E per quanto riguarda il contenuto di biobased nelle bioplastiche, la mia domanda è questa: se appunto una bioplastica non è 100% biobased, che effetto avrà poi nell'ambiente quando ritorna insieme alla funzionalità? Perché effettivamente un contenuto comunque di poliesteri sintetici è presente per via appunto nelle incerte bioplastiche che non sono 100% biobased. Tenete le domande e poi si risponde alla fine. Grazie. Questa è una domanda, prego. Adesso, se ci Laura, non te lo vorrei chiedere, lo faccio io, dai. Noi, le gambiantini, siamo molti dati. Prego, presentatevi sempre. Buongiorno, sono Paolo Campagna, rappresento l'azienda che produce parte di questo in realtà siamo col cartone negli anni 60, poi e oggi lavoriamo con le bioplastiche e cerchiamo di associare i vari cartoni con i vari anche polistirolo, diciamo, ecologico. Una domanda a chi fa grande studio, ma oltre voi stessi a utilizzare per i vostri prodotti normali, compostabili e biologici e quindi sostenibili, come agite sui vostri prodotti? Perché se va che un supermercato qualsiasi, trovo montagne di cassette dove c'erano tutti i pesci che poi voi avete funzionato in maniera virtuosa, ma fate la giusta pressione sui vostri fornitori, perché noi quando vendiamo cassette alimentari troviamo un muro legato ovviamente al prezzo. Grazie, tenete a memoria, eccolo lì, qui. Prego. Ciao a tutti, mi chiamo Carlo Lusi e lavoro in una piccola azienda che fa prodotti per sacche della raccolta differenziata utilizzando la carta. Io avrei diverse domande per diversi interlocutori, cerco di essere molto molto breve. Innanzitutto al comparto della GDO volevo chiedere come riuscireste voi a aiutare il consumatore a fare delle scelte sostenibili e poi a portare nella filiera dell'organico dei sacchi di qualità, ovvero che non vadano a rovinare la qualità della filiera dell'organico, se comunque sui vostri scaffali, al di là di un piccolo spazio dedicato ai sacchettini compostabili di bioplastica e soltanto di bioplastica, perché che in ritardo, ahimè, abbiamo avuto anche noi molte problematiche a interagire con la GDO. E poi invece a fianco ci sono sacchi neri, sacchi viola, sacchi blu, sacchi trasparenti, fucsia, profumati, di tutte le salse, tutte le tipologie. E poi, quando il cittadino va di casa, se non c'è un adeguato controllo da parte della pubblica amministrazione, puntualmente finiscono nella raccolta dell'organico. Enunciato il direttore di Assoviplastica, ovvero le tonnellate di plastica e bioplastica presente all'interno della filiera dell'organico, io ce li ho, diciamo così, tradotto in muro di sacchetti. Ogni 100 sacchetti che arrivano in pianta di compostaggio, 56 sono di plastica, 43 di bioplastica e 0,5 di carta, pochissimi, ecco, a livello nazionale. Quindi da questo punto di vista, voi come, diciamo così, attori,
principali in questa ottica, dove appunto la pubblica amministrazione non è una divisa che accettiamo, parlavamo prima della qualità delle raccolte, anche la qualità del raccolto dell'organico, però è il comunitario non dà sa che dei cittadini, quindi i cittadini vanno a sperare. Poi una domanda appunto per il direttore di Assocarda, parlavamo prima di filiera di qualità e filiera del ciclo e legalità. Ahimè però la pubblica amministrazione e CAM, criteri ambientali minimi e CPP, non ritiene assolutamente, diciamo così, da valorizzare la certificazione FSC, IFC o di altro ente, ente diciamo terzo, sulla provenienza della filiera. E quindi da questo punto di vista, anche per chi lavora in qualità, ci troviamo, ci si trova sempre comunque essere paragonati a diverse altre realtà in questo senso. E io penso che appunto ho finito, perché la domanda della video riguarda moltissimo anche la sociobiografia. Grazie, grazie a tutti, mi raccomando i tempi. Prego la tua mondo, ti avvicini. Sono Pietro Aguileri e rappresento la nuova carta, una carta tecnica operante nel packaging alimentare. Io ho dato un'occhiata alla documentazione che ci è stata fornita all'inizio di questa giornata e ho notato che c'è qualche incoerenza. In realtà abbiamo iniziato a parlare sin da subito di compostaggio, però forse è il caso già di fare un distinguo e parlare di compostaggio industriale e compostaggio domestico. E qua la mia domanda arriva: noi possiamo già pensare di ragionare al passo successivo, ovvero quello del compostaggio domestico, che eviterebbe la filiera del trattamento del prodotto a livello industriale, quindi eliminando una serie di costi, ma soprattutto eliminando il fatto che il singolo cittadino debba impegnarsi allo smaltimento corretto, perché purtroppo la situazione in cui ci troviamo oggi, a bordo delle strade, lo vediamo tutti, c'è un sacco di immondizia, purtroppo i civili abbandonano i rifiuti in modo incorretto. E se ecco, dovessimo pensare a sviluppare un prodotto che è compostabile domestico, si eviterebbe anche il problema che qualcuno non rispetti diciamo la catena, la filiera esatta. E questa è la mia domanda. Poi un piccolo appunto, scusatemi. Mi sarebbe piaciuto oggi sapere che c'era a disposizione, cioè in fase di studio, un logo che dicesse a tutti i consumatori questo prodotto è compostabile, perché purtroppo c'è un'enorme confusione su cosa, su identificare il prodotto compostabile. Grazie. Questa è una domanda, Paolino si prepari perché questa toccano tutte e due in sintesi. Prego. Sono altre domande, curiosità? Ho una voce abbastanza... Boccione? Sì. Boccione. Mi chiamo Gustavo De Ponti e sono qui in rappresentanza del GIPLEX, che è l'associazione italiana dei produttori di imballaggi flessibili. Quindi sono qui a difendere un po' la plastica. Volevo fare due domande e una considerazione. La prima, ringrazio il dottore che ha detto del cotton fioc, perché noi abbiamo fatto pressione dove possiamo in FPE, perché l'elenco dei 10 prodotti di plastica sono stati scelti in campione di spiagge e quindi hanno detto questi sono i 10 killer, no? E da lì è nata la plastica, il cotton fioc e tutti gli altri. Però una considerazione sulla plastica. Credo un suggerimento. Qua oggi manca un autore fondamentale, che è Corepla. No, ma guardi, purtroppo non è colpa di Corepla, è che il tema del progetto europeo a cui noi aderiamo e che noi partecipiamo ha a che fare proprio con la, diciamo, l'accoppiata del packaging biodegradabile e compostabile, quindi non è stata, diciamo, una scortesia. Noi possiamo lavorare finché vogliamo come industria, no, ma poi le regole di come viene recuperata, assorbita e riciclata le detta corretta, e quindi nella filiera, un po' come lo dicevamo prima, se metto il mio vassoio o film compostabile nell'umido, poi prendo anche la mia. E secondo, ringrazio l'ultimo, ringrazio Coop, però volevo chiedere, stiamo parlando tecnicamente, ma stiamo parlando di ridurre l'imballaggio,
Solo Coppa ha fatto un accenno che serve questo imballaggio per ridurre lo spreco alimentare, il famoso food waste. Da stamattina alle 9:30 non ne ho sentito parlare. Quindi vorrei capire come si fa ad abbinare il discorso eliminiamo plastiche, bioplastiche, quello che vogliamo, però diamo al consumatore un prodotto che lo può tenere a casa 3, 4, 5 anche 10 giorni. Che non sia deperibile. Esatto. Grazie. Grazie. Altre domande? Ma vorrei chiarire che Legambiente ha organizzato il 6 febbraio scorso un convegno a Roma con tutti i consorsi, tutte le filiere, gli ostacoli dell'economia circolare, quindi il taglio dell'incontro di oggi è stato anche dalla coerenza col progetto europeo. Non altre domande? Parlate ora o mai più? 3, 2, 1, scaduto. Allora, avete ascoltato le domande che vi sono state rivolte, io direi di cominciare con la grande distribuzione, con le domande che avete avuto. Io posso farvi girare il mio microfono, che essendo il mio funziona perfettamente. Funziona? Prego. Prego, così in sequenza uno dietro l'altro. Avete ricevuto le domande e rispondete, prego. Sì, sì, c'erano diverse domande che riguardavano la grande distribuzione, che è stato chiesto se noi facciamo una qualche sensibilizzazione, chiamavola pure pressione, sui nostri fornitori industriali relativamente all'imballaggio. È un tema che si affronta non da oggi, già da qualche anno. Qualche azienda sta cominciando a rispondere, sicuramente è un percorso da continuare a portare avanti con forza. Non c'è dall'altra parte sempre una sensibilità. Rispetto a 5 anni fa è cambiato tantissimo, una sensibilità c'è e delle aziende lo smontano, non ancora tutte, perché questa è la verità. Per quanto riguarda l'altro argomento più specifico, come possiamo indirizzare il consumatore, noi proviamo a fare più comunicazione possibile negli impalli, c'è l'adesione di smaltimento, ci sono le indicazioni per lo smaltimento, e nella nostra comunicazione cerchiamo di indirizzare le scelte, ribadendo i messaggi sull'ambiente nel punto vendita, oltre più specifico sul prodotto. Grazie per la sintesi. Dai prodotti a marchio a tutte le filiere, che cosa si può fare, cosa fare? Sì, allora volevo parlare delle cassette. Noi abbiamo fatto la scelta da anni di avere delle riutilizzabili con la sponda versibile, perché in questo modo si riesce poi a trasportare meglio. Le abbiamo nel nostro punta, le abbiamo in tutti i nostri centri di lavorazione, le stiamo inserendo per il pesce, che è quello più complicato. È un esempio vincente di economia circolare, perché effettivamente con le cassette che si rompono si vanno a costruire altre cassette. Adesso siamo al 40% di materiale riciclato e l'obiettivo è di arrivare nel 2025 con il 50%. Sono persa, non ricordo più, 40, 60. Quindi sulle cassette per noi effettivamente è un tema importante. Concordo sul logo del compostabile, quindi spero anch'io che per quanto riguarda il discorso dei sacchetti per l'umido che noi vendiamo e vendiamo anche quelli per la raccolta differenziata, ci possiamo caricare appunto sempre dell'onere di informare sempre meglio il consumatore, ma appunto diciamo che è un'attività che dobbiamo fare tutti insieme. Quando vi sollecitavo di considerare sempre il compito che diamo al consumatore, perché ci sono consumatori molto convinti, la maggior parte per fortuna, abbiamo parlato dell'evento di venerdì e di conseguenza sempre di più i giovani sono convinti di portare avanti azioni che rispettano l'ambiente. Ci sono molti consumatori che sono esasperati,
Quindi dobbiamo veramente considerare quando facciamo questo, questo gioco di, dell'eco design, di come dobbiamo smaltire questi contenitori, di pensare di semplificare il compito del consumatore. E questa è la prima cosa. L'altra cosa che volevo dire era rispetto alla legalità. La grande distribuzione, appunto, tutta la grande distribuzione e anche appunto gli specializzati hanno fatto la scelta di vendere borse e in materiale certificato. Per noi è una concorrenza sleale quella che ci viene fatta tutti i giorni in tutta una serie di contesti. E quindi è per noi importante portare avanti questa lotta di legalità anche qui insieme. Grazie. Grazie. Che cosa succede lungo? No, mica perché abbiamo detto distribuzione, non si sente una mica esatto perché. Anzi, che cosa abbiamo detto appunto che anche voi siete in una fase di transizione per il packaging. Cosa state facendo sulle filiere dei vostri fornitori? Allora, noi da tempo lavoriamo con nell'ambito dell'ortofrutta con le casse abbattibili che recuperiamo e quindi riutilizziamo attraverso evitando il più possibile l'utilizzo di cassette di legno. Nell'ambito dell'ortofrutta abbiamo sviluppato delle soluzioni per avere delle vaschette in cartone evitando appunto il ballaggio di plastica e poi sul tema della bioplastica io concordo su quello che si è detto, cioè comunque sì, abbiamo bisogno di un marchio chiaro, semplice che identifichi imballaggi compostabili. Questo assolutamente ci serve e posso dire in realtà rispetto al rapporto del consumatore noi forse siamo anche un mondo un po' particolare, no? Dove c'è una più maggiore sensibilità, però quello che leggiamo un po' dal mercato, quello che leggiamo un po' dalle reazioni dell'opinione pubblica è che in realtà la sensibilità, come avete detto anche voi, è molto aumentata, quindi siamo convinti che è possibile proporre delle soluzioni nuove rispetto alle classiche modalità di fare spesa e siamo convinti che la gente è molto più pronta solo di qualche anno fa a rispondere positivamente a queste soluzioni. È un po' anche un nostro compito, tra virgolette, dobbiamo avere anche il coraggio di farlo perché problematiche ambientali ci chiamano a fare delle scelte e i giovani e le giovani generazioni te lo stanno chiedendo fortemente. Grazie, c'è anche una sostenibilità del consumo responsabile, mettiamola così, che se non deve diventare intollerabile da praticare. Le domande le sa, quindi prego. Assolutamente sì, riparto da quello che diceva la collega di Coppa per quanto riguarda le cassette, stesse identica strada, anzi un circolo assolutamente virtuoso, perché poi queste cassette tornano al produttore, vengono sanificate e tornano in circolo. L'ortofrutta ormai è così, si sta lavorando sulla filiera della carne, sulla filiera del pesce. L'inconveniente, la tematica qui è proprio l'aspetto di sanificazione, che si sta lavorando su quei processi, ma io credo che a breve anche quella tipologia di prodotto possa far parte del mondo che viene esposto in cassette. Credo che si debba parlare di partnership più che di pressione o sensibilizzazione, perché diventa una partnership con i fornitori nell'accettare questa modalità di trasporto e di esposizione dei prodotti. Per quanto riguarda i sacchetti, noi abbiamo un ventaglio di clienti molto variegato e quindi è giusto che sullo scaffale vi siano varie tipologie di sacchetto. La provocazione di essere un po' più chiari, eventualmente nell'aspetto comunicativo, la accogliamo molto molto volentieri, poi è responsabilità del consumatore decidere se acquistare un sacchetto di plastica per il differenziato e usarlo facile la raccolta del luglio. Shelf life, noi scontato, non ne ho parlato, ma si parte dalla shelf life e dalla sicurezza alimentare del prodotto e su queste basi si costruisce quello che può essere un packaging più sostenibile. Logo, la
D'accordissimo. Ultima cosa, filiera, nel senso che se parliamo di ridurre la quantità di plastica, di rendere compostabile il packaging e come ultimo step anche di trasformarlo in riciclabile, poi devono esistere le filiere. Nel senso che per una realtà come Carrefour, che è presente a livello internazionale, la prima cosa che ci siamo chiesti è: ma riciclabile è la natura del prodotto o il fatto che nel paese esista la filiera per quel materiale affinché sia riciclabile? E ci siamo accorti che non per tutti gli stati lo stesso prodotto poteva essere riciclabile. E per chi deve fare investimenti 2020, 2022, 2025, avere chiarezza su quali saranno le filiere di riciclo del paese è molto molto importante per prendere decisioni oggi. Chiarissimo? Ci sono state domande e sollecitazioni anche sulla tracciabilità, ora ultima sulle filiere. Interessante, quando ho parlato dei paraurti invece dovevo parlare delle cassette. Cioè, se uno mi chiedesse la cassetta va fatta riutilizzabile o biodegradabile, va fatta riutilizzabile, non ci sono dubbi. Quindi che va contrastato l'idea anche di porre in commercio delle cassette biodegradabili. Dove le mettiamo alla fine? Come le riconosciamo? Quindi invece le etichette potrebbero essere biodegradabili. Facciamo il sacchettino frutta e verdura e ci mettiamo un'etichetta biodegradabile, tecnicamente possibile. Magari le direttive eco design ci aiuteranno ad andare in questa direzione, perché se poi andiamo a cercare di imporre, apri il cielo. C'è una cucina accanto a me che piano piano zitta sommessamente ha detto: lo facciamo già. Il marchio sì, è fondamentale. C'è il marchio dei compostatori, ma dobbiamo fare in modo che ci siano dei marchi che siano pervasivi e comunicati. Certamente se la filiera del compost stesse sotto un suo proprio ombrello tipo consorzio di filiera, certamente il consorzio di filiera potrebbe fare comunicazione e occuparsi proprio di questo. È stata depositata al Ministero dell'Ambiente una domanda di riconoscimento del settimo consorzio di filiera, quello degli imballaggi compostabili. Se e quando il Ministro firmerà il decreto di riconoscimento, ovviamente tutte le risorse del comitato ambientale che attualmente le bioplastiche pagano all'attuale consorzio della plastica potranno andare in un altro sistema. Questo sistema potrà mettere comune le risorse per fare comunicazione proprio e cercare di lavorare per un migliore riconoscimento a livello territoriale assieme ai confortatori di questi manufatti. Mi è stata fatta una domanda specifica a cui devo rispondere: biodegradabilità e rinnovabilità. Questa è una questione. Stamattina è stato detto che anche un ministro della Repubblica, ecco, ha fatto un po' di confusione. Io posso prendere uno zucchero, fare metanolo, ridurre l'etilene, fare una polimerizzazione e fare una busta o un qualsiasi manufatto in polietilene 100% rinnovabile. Questo materiale, se abbandonato nell'ambiente, ce lo troveremo per centinaia d'anni esattamente come una plastica tradizionale da fonte fossile. Dalla stessa fonte fossile io posso produrre dei poliesteri 100% fossili, ma per la loro natura chimica completamente biodegradabili e compostabili secondo lo standard europeo della compostabilità N3442. Non è la materia prima che me ne definisce le caratteristiche di fine vita, ma è la natura chimica. È ovvio che se la normativa spingerà a fare delle bioplastiche biodegradabili e compostabili anche utilizzando dei building block da fonte rinnovabile, ovviamente questo andrà a tutto beneficio del ciclo della CO2, perché usiamo della